Sarebbe stato dunque un incidente, nessun attacco alla Polonia, nessun tentativo di allargare il conflitto coinvolgendo la NATO. D'altra parte, il primo ad invitare alla prudenza ieri sera era stato il presidente americano Biden, definendo improbabile un attacco russo. Poi questa mattina è toccato al presidente polacco Andrzej Duda ammettere che forse il missile che ieri sera ha colpito una fattoria uccidendo due persone nella cittadina di Shevodov potrebbe essere stato sparato dalla difesa aerea ucraina. Sulla stessa linea il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. We have no indication that this was the result of a deliberate attack. Non ci sono indicazioni che si sia trattato di un attacco deliberato o che la Russia pianifichi attacchi contro la NATO, ha detto Stoltenberg, aggiungendo però che l'Ucraina non ha colpe e che la responsabilità dell'incidente va ricondotta comunque alla guerra scatenata da Putin. Dunque si punta a chiudere in fretta il caso, anche se poco fa il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore polacco per avere spiegazioni, perché a questo punto la Russia gioca diplomaticamente al contrattacco. Ieri sera, infatti, Zelensky e i suoi consiglieri avevano puntato senza esitazione il dito contro Mosca e anche i polacchi erano pronti ad invocare l'articolo 4 della Carta della NATO, che prevede la consultazione d'urgenza con gli alleati in caso di percepita minaccia all'integrità territoriale o alla sicurezza di un paese. È il passo che preclude all'articolo 5, ovvero l'intervento militare diretto dell'alleanza a difesa di uno Stato membro. Mosca ha sempre negato una sua responsabilità, affermando che è il governo di Kiev che da sempre cerca un allargamento del conflitto. E così, a 24 ore dall'incidente, nessuno può ancora dire cosa sia accaduto veramente.